È una notizia che non avrei voluto mai dare. Uno dei cinque casi risultati positivi al contagio del coronavirus, purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduto presso l'ospedale di Enna. Questa persona era stata ricoverata nel reparto di medicina di Sciacca, era stato sottoposto al tampone con esito negativo, poi portato a casa. E poi ha avuto delle complicazioni, a un successivo tampone poi è risultato positivo e trasferito a Enna. Le condoglianze mie, ma di tutta la città di Ribera, ai familiari. Ma i familiari li vorrei rassicurare, dicendo che questa morte non deve essere vana, non dovrebbe essere vana e che dovrebbe servire da monito a tutti noi ribesi, anche se mentre sto registrando questo video, le strade di Ribera, nonostante controlli imperterriti di carabinieri, di vigili, del corpo forestale, della protezione civile comunale, nonostante tutti questi controlli, le strade di Ribera sono invase dai miei concittadini. Con le scuse più banali, le più assurde, mi riferiscono ai gestori dei supermercati che fanno il servizio a domicilio, io lo voglio ricordare. Quasi tutti i negozi di Ribera fanno il servizio a domicilio, basta chiamare e vi portano la spesa a casa. Mi riferiscono che ci sono persone che fanno file interminabili per comprare 100 grammi di prosciutto o un bicarbonato. Mi vergogno quando i tabaccai mi dicono che ci sono persone, e non sono casi isolati, che si sottopongono a delle file estenuanti per comprare il gratta e vinci. Il gratta e vinci. Cioè noi oggi non sappiamo a Ribera se campiamo o se moriamo, e ci sono persone che si prendono in giro e che ci prendono in giro mettendo a rischio la loro salute, quella mia e quella vostra, per andare a comprare il gratta e vinci. Mi vergogno quando scopro delle chat riservate di ragazzi e non solo ragazzi, di persone sposate che si stavano organizzando, si stanno organizzando, facendo l'embargo a carabinieri, vigili, al sindaco. Uno schiticcio tra Seccagrande e Borgo Bonsignore. Mi vergogno quando sento delle telefonate fra giovani riberesi che si mettono in contatto per eludere il controllo dei carabinieri. Dov'è il posto di blocco dei carabinieri? Come se il problema da evitare è il posto di blocco dei carabinieri. E non siamo più consapevoli che il problema ce l'abbiamo nelle nostre strade dove c'è la morte. Il coronavirus è la morte. Non è solo un problema di TV, non è solo che abbiamo ascoltato e abbiamo visto in Cina o a Bergamo o a Lodi, è un problema riberese. Noi abbiamo battuto anche questo record negativo, il primo deceduto per le complicazioni da coronavirus è un nostro concittadino. Cos'altro deve ancora succedere per costringerci a rimanere nell'unico luogo sicuro che ci protegge dal coronavirus? Che è la nostra abitazione, che sono i nostri familiari. E non è vero che è un problema soltanto delle persone anziane, che se così fosse già sarebbe un problema serio perdere i nostri cari anziani, ma è un problema che coinvolge tutti. Dalle TV apprendiamo che muoiono giovanissimi medici, giovanissimi infermieri, giovanissimi carabinieri, giovanissimi soccorritori. Cos'altro dobbiamo aspettare per rispettare le regole? Le nuove ordinanze dicono che si può uscire solo una volta durante una giornata e soltanto se c'è estrema necessità, che è vietato fare sport all'aperto. Troveremo il tempo quando tutto tornerà come prima, perché tornerà come prima. E come dite voi nelle vostre chat, andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene. Ma andrà tutto bene se noi facciamo quello che stanno facendo la stragrande maggioranza dei cittadini di Ribera, che ringrazio, che senza bisogno del controllo delle forze dell'ordine rimangono a casa. Andrà tutto bene se noi questi giorni di tempo, questi 10 giorni di tempo, di ritardo che abbiamo rispetto a Bergamo, rispetto a Lodi, li sfruttiamo. Se dal punto di vista sanitario, le autorità sanitarie, questi 10 giorni li utilizzano e li sfruttano per potenziare le nostre rianimazioni e i nostri ospedali. Andrà tutto bene se questi 10 giorni di tempo noi cittadini di Ribera li utilizziamo per compiere correttamente
le nostre azioni quotidiane. Ma non andrà bene se continuiamo a uscire, non andrà bene se noi non sfruttiamo questi 10 giorni di tempo per rimanere a casa, che saranno giorni difficili, ma l'unico luogo sicuro per non contrarre il coronavirus. Non possiamo farci vincere dall'ignoranza. Ribera deve mostrarsi una città matura. I riberesi sono persone intelligenti ed è questo il momento di dimostrarlo. È un momento difficile, forse il più difficile dal dopoguerra a oggi, ma dobbiamo stare uniti simbolicamente e dobbiamo dire: andrà tutto bene, perché noi siamo stati delle persone intelligenti. Me lo aspetto e ve lo dovete aspettare l'un l'altro.